Grazie anche al Forum delle Idee per questo invito e anche per questa occasione di scoprire la vostra bella città. Anche grazie per il permesso di praticare un po' il mio italiano che ho imparato un lungo tempo fa facendo autostop in Italia. È una scuola di lingue fantastica che purtroppo non si è perso. Funziona più così tanto come 40 anni fa o 50 anni fa. Bene, allora sì, il titolo di oggi è il reddito di cittadinanza. Suppongo che tutti fra di voi avete già sentito prima di questa sera la parola reddito di cittadinanza. Chi tra di voi aveva già sentito la parola reddito di base? Quello quasi nessuno, reddito di base. Ok, allora comincio con un piccolo esercizio di chiarificazione dei concetti e allo stesso tempo un po' di storia di questi concetti. Si può dire che ci sono tre modelli di protezione sociale o di sicurezza economica. Il più vecchio è quello dell'assistenza sociale, che è nato all'inizio del Cinquecento in qualche municipalità, qualche città, piccole cittadini di Fiandra e di Germania. L'assistenza sociale è un aiuto ai poveri, aiuto pubblico ai poveri che si è gradualmente sostituito dalla carità organizzata dalla Chiesa. È un aiuto ai poveri, solo ai poveri, con una definizione più o meno precisa di quello che è un povero. Che si tiene conto della situazione familiare anche di questi poveri per determinare se è povero o no, e che è anche condizionato nel senso che si dà ai poveri solo se questi poveri sono disposti a lavorare. Così è un modo molto condizionato. Questo è cominciato nel Cinquecento in qualche città, poi è stato generalizzato in Inghilterra con i poor laws, le leggi dei poveri, dalla fine del Cinquecento. C'è stata una grande crisi di questo sistema anche alla fine del Settecento ha continuato più o meno, si è anche generalizzato e ha preso un modo di vero reddito minimo garantito, condizionato nel dopoguerra, alla fine degli anni 40, in un paese europeo dopo l'altro, per esempio in Francia, dove è stato introdotto più tardi che in altri paesi, è stato introdotto nell'88 sotto il nome di reddito di inserzione, reddito minimo di inserzione, condizionato nei tre punti che ho indicato, cioè non è strettamente individuale, si dà a una famiglia tenendo in conto la situazione familiare, dato solo ai poveri, con una certa definizione della povertà, e dato con un'obbligazione di inserzione economica, di disponibilità sul mercato del lavoro. Adesso esiste in praticamente tutti i paesi dell'Unione Europea. La grande eccezione, fino a pochissimo tempo fa, era l'Italia, dove c'era un tipo di aiuto sociale, però discrezionario a livello dei municipi, ma non c'era niente a livello sistematico, a livello nazionale. C'è stato qualche esperimento e il governo Gentiloni ha deciso di introdurre a un livello molto basso questo reddito di inclusione sociale o reddito di inclusione, che è un
penso che il livello è dei 170 euro al mese, dipende anche dalla situazione familiare. Il cosiddetto reddito di cittadinanza proposto da 5 Stelle, che è stata anche una proposta centrale per 5 Stelle, particolarmente popolare secondo quello che ho letto nel Mezzogiorno, è anche una forma di assistenza sociale in questo senso. È veramente lo stesso tipo che quello che esiste già nella maggioranza dei paesi europei. Reddito minimo garantito non è riservato ai lavoratori o quello che hanno pagato contributi sociali sufficienti, no? È un reddito minimo garantito per tutto, per tutti, condizionato come l'era già questa assistenza sociale in qualche città all'inizio del Cinquecento. Questo è il primo modello, la carità organizzata dalla Chiesa. È un aiuto ai poveri, solo ai poveri, con una definizione più o meno precisa di quello che è un povero, e che si tiene conto della situazione familiare anche di questi poveri per determinarsi povero o no, e che è anche condizionato nel senso che si dà ai poveri solo se questi poveri sono disposti a lavorare. Così è un modo molto condizionato. Questo è cominciato nel Cinquecento in qualche città, poi è stato generalizzato in Inghilterra con i poor laws, le leggi dei poveri, dalla fine del Cinquecento. C'è stata una grande crisi di questo sistema anche alla fine del Settecento. E ha continuato più o meno, si è anche generalizzato e ha preso un modo di vero reddito minimo garantito condizionato nel dopoguerra, alla fine degli anni 40, in un paese europeo dopo l'altro, per esempio in Francia, dove è stato introdotto più tardi che in altri paesi, è stato introdotto nell'88 sotto il nome di reddito di inserzione, reddito minimo di inserzione, condizionato nei tre punti che ho indicato, cioè non è strettamente individuale, si dà a una famiglia tenendo in conto la situazione familiare, dato solo ai poveri, con una certa definizione della povertà, e dato con un'obbligazione di inserzione economica, di disponibilità sul mercato del lavoro. Adesso esiste in praticamente tutti i paesi dell'Unione Europea. La grande eccezione, fino a pochissimo tempo fa, era l'Italia, dove c'era un tipo di aiuto sociale, però discrezionario a livello dei municipi, ma non c'era niente a livello sistematico, a livello nazionale. C'è stato qualche esperimento e il governo Gentiloni ha deciso di introdurre a un livello molto basso questo reddito di inclusione sociale, o reddito di inclusione, che penso che il livello è dei 170 euro al mese, dipende anche dalla situazione familiare. Il cosiddetto reddito di cittadinanza proposto da 5 Stelle, che è stata anche una proposta centrale per 5 Stelle, particolarmente popolare secondo quello che ho letto nel Mezzogiorno, è anche una forma di assistenza sociale in questo senso. È veramente lo stesso tipo che quello che esiste già nella maggioranza dei paesi europei. Reddito minimo garantito non è riservato ai lavoratori o quello che hanno pagato contributi sociali sufficienti, no? È un reddito minimo garantito per tutto, per tutti, condizionato come l'era già questa
assistenza sociale in qualche città all'inizio del Cinquecento. Questo è il primo modello, che è stato immaginato da Condorcet, un filosofo e matematico della fine del Settecento, uno dei rivoluzionari della Rivoluzione francese, ma che è stato introdotto solo alla fine del Ottocento da Bismarck in Germania. Questo secondo modello è il modello dell'assicurazione sociale, fondamentalmente diverso perché non è più una forma di carità pubblica per i poveri, di aiuto ai poveri, è una solidarietà tra i lavoratori. Sono i lavoratori che pagano contributi, che questi contributi formano un fondo e questo fondo serve a proteggere questi lavoratori nel caso della realizzazione di certi rischi, la vecchiezza, l'invalidità, la malattia, la disoccupazione involontaria, la persa del lavoro. Questo è il secondo modello, anche non è che dove non c'è un controllo, non è limitato alla gente che è sotto la soglia di povertà, è un tipo di assicurazione sociale obbligatorio per tutti i lavoratori e che è stata introdotta prima in Germania a un livello molto modesto, poi è stato sviluppato in Germania, è stato emulato, copiato in altri paesi, in Francia, in Italia, in Inghilterra, in America, in tutto il mondo, o almeno nella parte più sviluppata del mondo, è la parte quantitativamente più importante del welfare state. Il terzo modello fondamentalmente diverso, che si potrebbe chiamare il modello del dividendo sociale. Non è l'assistenza sociale, aiuto ai poveri, non è l'assicurazione sociale, solidarietà tra i lavoratori, è il dividendo sociale, che è un dividendo pagato a tutti, come una parte dell'eredità comune. Allora, spiego un po', infatti, quelli che hanno un buon lavoro, un salario abbastanza elevato, come io l'ho avuto in tutta la mia vita professionale, no? La parte più importante di questa, la parte più grande, la parte maggiore di questo reddito non è dovuto ai miei sforzi, perché questo reddito, questo è il mio salario, è molto più elevato in termini reali che il salario di gente che faceva lo stesso lavoro che io 100 anni fa, o che fa lo stesso lavoro, diciamo, in Calcutta o in Kinshasa, in altre parti del mondo. Infatti, la maggior parte del mio salario, il fatto che il mio salario è tanto più elevato del salario di questi altri, non è dovuto al fatto che io lavoro di più, che sono più intelligente degli altri, no. È dovuto al fatto semplice che sono nato in una società particolare dove ho potuto approfittare dell'accumulazione di capitale, dell'innovazione, dell'organizzazione sociale abbastanza efficiente, non perfettamente efficiente, però abbastanza efficiente, e in tal modo che il mio reddito reale è così elevato. E quello che fa il dividendo sociale consiste quello che fa è distribuire in un modo più uguale almeno una parte di questo regalo per il quale la generazione presente di lavoratori o di investitori non ha fatto niente. È questo che fa il reddito, questo dividendo sociale. E questo dividendo sociale corrisponde a quello che si chiama in inglese basic income, reddito di base, intorno a questa idea che abbiamo formato questa rete
alla quale Anna Greva, no? Che si chiama come Earth Network, una rete mondiale che difende quest'idea di un reddito incondizionato, perché questo terzo modello, dividendo sociale, differe naturalmente dall'assicurazione sociale perché non è limitato ai lavoratori, a quello che hanno pagato contributi al sistema di assicurazione sociale, è un tipo di reddito minimo garantito, ma che è anche differente dal modello dell'assistenza sociale perché è incondizionato nei tre sensi. Uno, strettamente individuale, sì, c'è qualcuno che ha questo sussidio e va a abitare con un'altra persona, questo non cambia niente, non supprime il diritto a questo sussidio, uno, è anche incondizionato nel senso che è universale, universale cioè combinabile con reddito di altre fonti, no? Si dà questo reddito ai ricchi come ai poveri, secondo, questo è l'aspetto detto universale, e poi è anche un reddito che si dà senza obbligo di partecipazione al mercato del lavoro, di disponibilità a partecipare al mercato del lavoro. Questo è il reddito di base. E si vede che questo reddito di base, il terzo modello, è molto più radicale dei due altri. I due altri ci siamo abituati. È vero che in Italia questo reddito di inclusione vecchia novità socialista dell'appropriazione pubblica statale dei mezzi di produzione. Penso che questo non è il futuro per le nostre società per varie ragioni, ma abbiamo bisogno di qualcosa di radicale, di diverso, e secondo me questo reddito di base non è tutto in questa utopia per le nostre società, ma è un elemento fondamentale per un progetto emancipatore. E non è un incoraggiamento alla passività, no, è veramente un tipo di stato sociale attivo che attiva la gente, però in un modo emancipatore. E così abbiamo bisogno di questa visione, così dobbiamo essere capaci di vedere al di là delle nuvole, però allo stesso tempo si deve guardare dove si mette i piedi e così andare passo a passo con una direzione, ma anche una forza che è data di questa visione emancipatrice. Grazie per...